Da sempre in giro per il mondo accadono cose strane che un tempo venivano raccolte e tramandate per via orale, creando poco a poco dei miti e delle leggende. Oggi invece, nell'epoca moderna, grazie al fatto che tutti abbiamo in mano uno smartphone, questi eventi strani vengono sempre più spesso ripresi. Ed oggi ti farò vedere alcuni eventi a cui nessuno avrebbe creduto se non fossero stati ripresi. Questo primo video è stato registrato da un contadino australiano che da diversi giorni sentiva degli strani rumori provenire dal suo campo. C'è un criptide che a sua volta appare incuriosito. Somiglia in maniera inquietante ad un classico alieno grigio. L'uomo non appare affatto spaventato dall'insolito incontro ed anzi cerca di avvicinarsi ed entrare in contatto con la creatura, provando a comunicare con questo strano essere, che forse impaurito o infastidito si allontana svanendo nel nulla senza lasciar traccia. Cosa l'alieno stesse cercando nel campo di quell'uomo, mi sa purtroppo che non lo sapremo mai. Dopo anni di costose e spesso infruttuose ricerche in giro per le foreste degli Stati Uniti, sembrerebbe proprio che qualcuno sia finalmente riuscito a catturare il Bigfoot. Questo video è trapelato da una fonte anonima e mostra con una certa chiarezza la leggendaria ed enorme creatura mentre viene tenuta in gabbia. Purtroppo non si hanno dettagli sul luogo dell'avvenuta cattura né della data, ma è possibile osservare in maniera inequivocabile la rabbia della creatura grazie al linguaggio del suo corpo ed anche la rassegnazione sul volto dell'ormai non più libero Bigfoot. Questa strana creatura è stata ripresa in una cittadina ucraina ormai quasi completamente disabitata per via dell'evacuazione a seguito del conflitto con la Russia nel 2022. Ad immortalare il criptide è stato un giornalista che decise di rimanere in città a suo rischio e pericolo. Inizialmente aveva scambiato l'essere per un comune albero. Solo quando ha iniziato a muoversi si è reso conto che si trattava di un animale perfettamente mimetizzato. Chissà, magari si trattava di uno spirito dei boschi destatosi a causa della guerra. Per te invece, di cosa si tratta? Come di certo sai, uno dei criptidi più famosi è di sicuro il Bigfoot, ed il filmato che andremo a visionare oggi risale al maggio del 2010, quando una carcassa alta all'incirca 1,20 m venne ritrovata da un escursionista nel mezzo di una foresta nello stato dell'Oregon. Dalle sue caratteristiche fisiche si ipotizza fosse un maschio. Sul corpo non sono presenti tagli o segni di morsi, quindi è difficile intuire la causa della sua morte. Dopo pochi secondi dalla scoperta del piccolo Bigfoot morto, l'escursionista notò la presenza di un Bigfoot molto più grande, presumibilmente poteva trattarsi della madre, che silenziosamente si allontanava dal suo cucciolo. Fortunatamente per l'uomo, la madre non si è resa conto dell'intruso, altrimenti la situazione sarebbe potuta diventare molto più pericolosa. Ormai ti sarai reso conto che i boschi sono i luoghi perfetti per incontrare creature misteriose ed inquietanti. In questo caso, un gruppo di cacciatori di Bigfoot che si trovava nella foresta nazionale di Ottawa, in Canada, si è imbattuto in una creatura che sembrava osservarli con attenzione, senza mostrare nessun timore o provare a nascondere la sua presenza. Gli occhi appaiono grandi e luminosi, ed il corpo è ricoperto da una folta pelliccia. È probabile che quella creatura fosse lì per difendere il proprio territorio ed impedire al gruppo di proseguire. Hai mai avuto quella strana sensazione di essere osservato? Bene, è proprio quello che è accaduto a quest'uomo mentre era alle prese con le pulizie del suo garage. Infatti si rende presto conto che da un piccolo foro nel muro qualcuno o qualcosa stava osservando tutti i suoi movimenti. Ed anche se l'uomo si accorge di quella strana presenza e punta la sua torcia contro il criptide, quest'ultimo rimane immobile per alcuni secondi prima di scomparire. Ma tu cosa credi che fosse quella cosa? Oh,
Se sei un cacciatore di criptidi, la natura selvaggia è il luogo adatto a te. Infatti, se esplori con attenzione grotte o strade poco trafficate, potresti riuscire a trovare esseri insoliti e sconosciuti alla scienza. Il filmato che stiamo per vedere venne girato da un esploratore che decise di prendere un percorso alternativo per tornare al suo paese. Tutto stava andando bene finché non incrociò questa creatura sul suo cammino. L'essere pare molto alto e sembra indossare una sorta di mantello nero, ma la cosa più strana è sicuramente la forma della sua testa che rapidamente si gira in direzione del ragazzo. Dall'aspetto sembra quasi un goblin o il mostro di Frankenstein, o magari è solo zio Carmelo un po' ubriaco. In tutta onestà, osservando questa creatura, non puoi fare a meno di pensare che si tratti di una specie di demone. Questo criptide è stato filmato dal proprietario di casa, che dopo aver sentito degli strani rumori in più occasioni provenire dalla soffitta di casa sua, ha deciso di controllare di cosa si trattasse. Inizialmente pensò fosse un ladro, ma poi si ritrova davanti a questa creatura provvista di corna, zanne sporgenti e con le mani piene di artigli. Anche se il suo aspetto appare terrificante, bisogna dire che dal video sembra piuttosto calma. Inoltre, pare che abbia delle ali. Per questo molti spettatori l'hanno subito paragonato al diavolo. Dopo pochi secondi, quel criptide però scompare nell'oscurità, rendendo questo misterioso avvistamento ancora più inquietante. Quella strana creatura richiama subito alla mente un clown inquietante, proprio come Pennywise, il pagliaccio ballerino. Il filmato è stato girato vicino Portland, nello stato dell'Oregon, della Mount Hood National Forest, da un gruppo di investigatori del paranormale, il quale aveva deciso di accamparsi nella foresta per qualche giorno. Ma fin da subito il gruppo ebbe la sensazione di essere osservato, e man mano che si inoltrava nel bosco, quella sensazione aumentava, finché non si trovarono a pochi metri da quella sorta di clown, il quale, non appena capì di essere stato notato, si dileguò velocemente senza lasciar traccia. Si sa che da decenni un gran numero di persone cerca di individuare e seguire i Sasquatch nel loro ambiente naturale, ma nella clip che segue, girata da un ragazzo, sembra avvenire l'esatto contrario. Infatti, possiamo osservare un gigantesco essere peloso seguire con attenzione l'intruso pur mantenendosi a debita distanza. Il ragazzo stava campeggiando in quei boschi e possiamo notare come cerchi di mantenere la calma per non allertare il Sasquatch, che potrebbe reagire in maniera violenta se si sentisse minacciato. E tu, se ti fossi trovato nella stessa situazione, come avresti reagito? Quello che segue è uno dei criptidi più inquietanti che vedrai oggi. Le riprese provengono da due telecamere, quella di sicurezza posta vicino ad una porta d'ingresso e da una fototrappola presente in giardino. Entrambe si attivano grazie a dei sensori di movimento e la creatura che viene immortalata è priva di pelo, la pelle appare chiara ed ha un aspetto umanoide. La cosa più inquietante sta nel fatto che secondo il padrone di casa quel criptide avrebbe provato ad aprire la porta che, fortunatamente, era chiusa a chiave. Capisci che la realtà ha ufficialmente superato l'immaginazione quando a stalkerarti non è un uomo, ma bensì uno scheletro che fa capolino da dietro un albero. Questo video è stato registrato da un allevatore di cavalli che, come tutti i giorni, si stava godendo la sua cavalcata mattutina. A rendersi conto della strana presenza è stato proprio il cavallo, che si è immediatamente fermato ed ha puntato la testa verso quello strano essere che appare scheletrico. L'allevatore, dopo aver girato il video, ha pensato bene di tornare indietro ed interrompere la cavalcata. È risaputo che le profondità marine nascondono ancora molte creature sconosciute, ma in questo caso si parla di un criptide che si muove in un canale, quindi in pochi metri d'acqua. Nel breve filmato divenuto virale sui social, non si riesce a capire con chiarezza di cosa possa trattarsi.
Dapprima si vede la superficie dell'acqua incresparsi, poi una gran quantità di fango nel fondale rende torbida l'acqua, che infine appaiono delle alghe in superficie, quasi come se la creatura stesse cercando di nascondersi alla vista. Per alcuni si tratterebbe semplicemente di un lamantino, ma per ora il mistero rimane irrisolto. Tutti noi sappiamo come sono fatti i lupi ed i coyote, e questo particolare canide non assomiglia a nessuno dei due. La clip è stata girata nel parcheggio di un fast food da un uomo. Siamo nello stato dello Utah. Ad attirare la sua attenzione fu l'aspetto dell'animale per nulla rassicurante ed il fatto che sembrava si stesse nutrendo di qualcosa non ben identificato. Per i più scettici si tratta solo di un cane randagio, magari affetto da qualche malattia, mentre per altri potrebbe trattarsi dell'avvistamento del famoso chupacabra. La clip è dell'aprile del 2014 e ad oggi nessuno sa con certezza di cosa si tratti. Il prossimo criptide è stato ripreso da un cacciatore brasiliano. Per l'esattezza, ci troviamo nel comune di Palmas de Monte Alto. Durante un'escursione, l'uomo nota tra la boscaglia una sorta di strano canide. Come si vede dal filmato, la sua testa è sproporzionata, infatti appare insolitamente grande. Alcuni hanno ipotizzato si trattasse di un cucciolo di chupacabra. È da notare inoltre come il cucciolo non sembri manifestare aggressività né tantomeno timore nei confronti del cacciatore. Ma tu cosa credi possa essere? Questo raccapricciante incontro è stato registrato da un gruppo di esploratori all'interno di una zona boschiva. Il gruppo afferma di aver sentito una sorta di urlo di donna e quindi avrebbe deciso di inoltrarsi nel bosco per controllare se qualcuno avesse bisogno del loro aiuto. Ma purtroppo per loro, una volta arrivati sul luogo da cui, secondo loro, proveniva l'urlo, ad attenderli, immerso nella più totale oscurità, c'era solo questo strano criptide glabro dagli occhi lucenti. La creatura sembra avventarsi contro il gruppo provando ad inseguirli, ma fortunatamente riescono a mettersi in salvo. Magari l'urlo che gli uomini affermano di aver sentito era solo un'esca per attirarli. Tu cosa credi? Fammelo sapere con un commento, ma non dimenticare di farmi sapere anche quale dei video che ti ho mostrato oggi sui criptidi ti ha interessato di più. Ma soprattutto, se non vuoi perderti nessun episodio seguente, non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. Noi invece ci rivediamo venerdì per il video horror. Ciao!